Io, ragazzi, ero così. Allora, davanti al televisore, io ero così. Ero scioccata. Esattamente il giorno dopo in cui ho sognato questa cosa. Sconvolta. Crazy. Ciao tempeste! Per chi non mi conoscesse, io sono Nadia e sto qui a casa, ovviamente come tutti voi, e oggi girerò un paio di video, uno più divertente, ma questo qui è un pochino più serio. È una cosa che mi è successa, paranormale, strana, diciamo inspiegabile per il momento, e che non vi ho mai raccontato del tutto. Ed è stranissimo quello che mi è successo, mi va di raccontarvela per vedere se tra di voi c'è qualcuno che... ha vissuto qualcosa di simile. Ho questa felpa, sembra che sto in pigiama, in realtà è bella grigia come le felpe dei pigiami, ma è una felpa crop. Ok, tutto è successo 10 anni fa. Allora, no, premetto una cosa: io ho una mente che tende a essere più scientifica, non perché mi piaccia la matematica, sono negata, nel senso che tendo ad analizzare molto più le cose e a non dare subito, cioè non urlare subito al miracolo, perché tendo prima a escludere tutte quante le cose se è possibile, prima di giungere a un giudizio del genere. Quindi diciamo che per me un pochino di polvere nell'aria non è un orb, è polvere che attraverso la lente fotografica a volte viene amplificato. Però ecco, insomma, ognuno crede quel che vuole. Vi sto dicendo questo per quello che mi riguarda, quindi sono un po' scettica, non perché penso che non ci possano essere cose paranormali, ma perché prima tendo a escludere tutte le possibilità. È iniziato tutto nel 2010. Dovete sapere che il 5 gennaio del 2010, chi ha visto il mio Draw My Life, che ho pubblicato ormai anni fa, ve lo metto nella slide di informazioni, conoscerà questa, saprà questa cosa di me. Il 5 gennaio del 2010 mio padre se n'è andato, cioè fisicamente da questo mondo. E non fate caso se rido, cioè io rido per stemperare a volte la tensione, io rido per ogni cosa, io ridevo anche al suo funerale. Cioè voi direte: Nadia, sei pazza, sei insensibile. No, è la mia difesa personale, ecco. Poi sto triste per fatti miei, però ecco. Vabbè, lasciamo perdere, non sono cose che magari in questo momento vi interessa. 10 anni fa, appunto, e quest'anno sono 10 anni, è morto mio padre. Mio padre aveva 55 anni, quindi era giovane, lo dico, ha avuto un infarto, se n'è andato improvvisamente. Potete immaginare, nel senso che quando all'improvviso se ne va una persona così importante dalla vita di una famiglia in generale, quindi non solo mia, si sta un po' in uno stato, ragazzi, di... è uno stato strano, no? A volte io credo che si avverta la presenza di quella persona proprio perché siamo ancora legati mentalmente a questa persona. So che c'è chi non la pensa come me, so che c'è chi dice: no, io lo sento, lo vedo perché c'è, e va benissimo, cioè nel senso, io non ho la verità in tasca, qui nessuno lo sa. Però siccome sono appunto una persona che dubita per così di natura, penso anche a volte che certe cose che ho, che nel medioevo chiamavano miracoli, tipo sopravvivere a un'influenza o alla varicella o altro, semplicemente al giorno d'oggi sono cose normali, perché la scienza e la medicina in questo caso si sono evolute. La terra non è piatta, prima ci sarebbe sembrata una cosa assurda, in realtà la scienza va e il mondo va avanti, e magari noi fra 1000 anni scopriremo che cose come queste sono normali. Però non riuscivo a sognarlo, io avrei voluto sognarlo per ricordarlo, fatto sta che più volevo più non lo sognavo. Circa 4-5 mesi dopo sogno mio padre, e ovviamente mentre sogni non è che dici: oh cavolo, lo sto sognando finalmente, cioè ti sembra di essere in quella situazione. È stato un sogno molto molto particolare, perché sognavo di camminare con lui in una stradina che è dietro casa mia. Non ci siamo mai stati insieme, non ha nessun significato particolare, semplicemente credo che la mia mente mi abbia portato lì, perché non so, è un posto familiare. Comunque passeggiavamo, era grigio, non c'era sole ma non era neanche buio, era tipo una giornata di pioggia, ecco. Parlavamo del più e del meno tranquillamente, una passeggiata. A un certo punto mio padre mi ferma proprio per un braccio, mi gira di fronte a lui, ok, e mi fa: ok Nadia, adesso mi raccomando, me lo ricordo come se fosse ieri, e come, cioè, è assurdo, prenditi cura di tua madre e tuo fratello. Io ho un fratello e appunto c'è mia madre, dal 17 al 23, e fa proprio questo movimento, dal 17 al 23. E io dico: papà, ma certo, ma non ti preoccupare, ma figurati, assolutamente, sono come se fosse una cosa normale. A quel punto continuiamo a camminare e poi cambia il sogno, mi ritrovo catapultata praticamente a casa di Clio. Clio Make Up, sì, lei, che stava tipo in camera sua, adesso non lo ricordo bene il sogno con Clio, comunque io stavo con Clio chiacchierando
chiacchieravo con Clio. C'è da dire che Clio è stata la prima youtuber che ho seguito anni fa, e quindi insomma ci sta che si possa insomma sognare uno youtuber, qualcuno che seguiamo, un personaggio famoso, un cantante. So che molti sognano me, spero che non siano incubi, grazie. Comunque vabbè, finisco di sognare Clio e mi sveglio. Piccolo particolare, non mi sveglio che era giorno, mi sveglio alle 3:30 circa, di era notte ancora, ok? Solitamente non mi capita quasi mai di svegliarmi nel bel mezzo della notte, a meno che non debba andare in bagno, ma praticamente non mi succede mai. Io dormo e ho ricordato subito il sogno, cosa che solitamente non mi capita, forse perché appunto la mia mente si è allertata, perché finalmente io, che avrei tanto sempre voluto sognare mio padre, finalmente l'avevo sognato, quindi ci sta come meccanismo psicologico, ok? Mi sveglio e mi ricordo subito i numeri, me li scrivo sul cellulare e torno a dormire. La mattina dopo quasi dimentico quello che avevo fatto, che avevo scritto, eccetera. Mi sveglio, vado in bagno, prendo il caffè e poi illuminazione. Oh mio Dio, ma cioè l'ho fatto veramente, l'ho sognato, poi mi sono svegliata, ho scritto. Ripercorro con la mente il sogno. Mi vengono ovviamente 3000 brividi e dico, wow, finalmente, cioè l'ho sognato. Sapete, è una cosa strana, volete rivedere la sua faccia in movimento, tipo in un video, che non sia una foto, lo vorreste rivedere, anche se magari i più scettici sanno che è semplicemente una costruzione del nostro cervello. Quelli non scettici invece penseranno che sia lo spirito del proprio parente che viene a farci visita. Comunque voi la pensiate, insomma, è una cosa che a molti fa piacere ricevere. Spaventa, ma fa piacere ricevere una persona che ormai non c'è più in sogno. Dato che c'erano dei numeri di mezzo, voi dovete sapere che un tempo fa, appunto, quando è successo questo fatto, mi sentivo spesso con un amico che è appassionato di queste cose, numerologia, cose così, ok? Anche sogni, l'interpretazione dei sogni. Lo chiamo, gli racconto la cosa e lui mi fa: Nadia, devi assolutamente anche 2 euro, proprio, non, se vuoi, diciamo, fai tu. Però ovviamente, ragazzi, non si scherza con queste cose, non ci si gioca i patrimoni, però qualcosina così per sfizio, giocati questi numeri. Io non gioco all'otto, non gioco spesso all'otto, quindi gli ho chiesto di dirmi cosa avrei dovuto fare proprio materialmente. Lui mi ha spiegato come fare tecnicamente tutta la giocata e soprattutto dove devo giocare, su tutte le ruote, su una ruota specifica. E il mio amico mi fa: guarda, assolutamente devi giocare 17 e 23. E poi vi spiegherò anche che non sono due numeri a caso, però vabbè, non avevamo un riferimento preciso, abbiamo pensato, io sono pugliese, anche se non sono di Bari, però comunque è quella più vicina alla ruota di Bari. Però mio padre lavorava a Roma, quindi la ruota di Roma era anche molto sua. Non giocate mai tanto, che il gioco diventa un vizio e diventa una patologia, ok? Comunque sì, alla fine gioco un tot su tutte le ruote, e per scegliermi una ruota fissa gioco anche un tot sulla ruota di Roma, perché mio padre viveva a Roma, lavorava a Roma, tornava nel weekend solo da noi, cioè ormai la società era Roma. Prima di raccontarvi l'esito finale, vi racconto del 17 e del 23. Non erano a me proprio diciamo sconosciuti, o comunque c'entravano qualcosa, perché il 23 è il mio giorno di nascita, io sono nata il 23 di agosto, e il 17, diciamo, dovete sapere che sul calendario russo, perché Nadia è un nome di origine russa, Nadia si festeggia il 17 di gennaio, quindi il 17 in generale insomma mi apparteneva in qualche modo. Però questa può essere tranquillamente una casualità, o comunque una costruzione del mio cervello, proprio perché a me non sono numeri sconosciuti. Il mio cervello ha elaborato un 23, un 17, mio padre che era appena morto e che volevo sognare, si crea il sogno. Cioè io non ci ho visto, non so come dirvi, una cosa paranormale in tutto questo. Il giorno stesso in cui ho giocato i numeri era giorno di estrazione. Di solito si dice, infatti il mio amico me l'aveva detto: Nadia, se non escono oggi riprova altre 2 volte, si giocano 3 volte i numeri. Io vabbè, ok, facciamolo. 8 di sera, televisore, estrazione, perché prima la facevano sempre in diretta, adesso non so se la fanno più. Partono tutte le ruote, Bari, Napoli, Roma, niente. Verso la fine, Venezia, primo numero 17, secondo numero 23. Io, ragazzi, ero così, allora davanti al televisore io ero così, ero scioccata, perché le coincidenze esistono, cioè la coincidenza è coincidenza. Però esattamente il giorno dopo in cui ho sognato questa cosa, il giorno dopo c'era l'estrazione, i numeri lì in fila, ho preso qualche soldino, c'era Pachi di fianco a me, c'era mia suocera, ero a casa appunto di Pasquale, sconvolta. Vanno bene le coincidenze, però magari fra tanti anni scopriremo che, non so, faccio un esempio, guardate il film che mi faccio, però tutto è possibile, nessuno ha la verità in tasca, no? Scopriremo che il buco nero che hanno scoperto porta ad un universo parallelo in cui le cose che ci succedono adesso sono già successe, e quindi noi in questo universo riviviamo quello che è già successo nell'universo parallelo.
quindi magari conosciamo già delle risposte. Spiegherebbe molte cose. Ovviamente sto esagerando e molto probabilmente tutto questo assolutamente non è così, però diciamo che la verità non la sapremo mai, o comunque se la sapremo già non ci saremo più. Dopo questo scenario apocalittico torniamo a me che stavo così. Volete sapere qual è la cosa, il particolare più assurdo di tutta questa situazione? Che numeri sono usciti a Venezia? Che cavolo c'entra Venezia? Con me, mio padre, mia madre, la mia famiglia in generale nulla, perché a parte esserci stati da turisti non fa parte di noi, no? Però poi, ripensando al sogno, vi ricordate che vi ho detto che subito dopo questo, il sogno di mio padre, ho sognato che ero a casa di Clio? Sapete Clio di dov'è? Di Belluno, se non sbaglio. Qual è il capoluogo di regione del Veneto? Mi sfugge in questo momento. È Venezia? Bene, possiamo chiudere il video. Una serie di coincidenze pazzesche, direi piuttosto paranormali, cioè normali non sono. Detto questo, vi ripeto, ognuno poi ha le proprie convinzioni, i propri pensieri. Un sacco di amici mi hanno detto: Nadia, quello era tuo padre che ti voleva fare un regalo, se n'è andato all'improvviso, non poteva farti un regalo e ti ha voluto lasciare questo regalo, qualcosa. Ed è una visione così bella e romantica che spero davvero che sia così. Da una parte dubito, perché ripeto, nessuno ha la verità in tasca, ma dall'altra parte chi lo sa, potrebbe essere così. Fatto sta che le cose sono andate esattamente in questo modo, e ancora quando ci penso ho i brividi. Ok, fatemi sapere, ripeto, voi cosa ne pensate. Magari raccontatemi delle cose che per voi sono inspiegabili. E niente, state a casa. Intanto noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un pochino meno ansiogeno di questo. Ciao.